Ragazzi, riconoscete la vista? Siamo a Val di Sole. E come vedete io sono stampellato, ma con le bike che mi permette di andare comunque in bici. Siamo qui perché, raga, c'è l'ultima tappa del Party Ride Tour con CP Gang. Ora non mi devo perdere. Io non volevo salire a sto giro con l'ovetto normale, classico. Siccome in discesa non ci posso andare, almeno fatemi fare un po' di e-bike in salita. Tanto in turbo, raga, va su praticamente da sola. Tra l'altro ruzza di brutto qua la salita. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma la cosa di cui volevo parlare, senza perdere troppo tempo, è che in realtà noi abbiamo fatto una quarta tappa del Party Ride che non avete assolutamente visto su YouTube. E la quarta tappa è stata proprio a Prato Nevoso. Con un po' di fiatone vi racconterò proprio cosa è successo in quei giorni. Ho filmato, ma non così tanto. Fa una ruzza sta cazzo di jeepabile in su, eh. Quindi adesso vi narrerò semplicemente cosa è successo in quei giorni proprio a Prato Nevoso. Vabbè, chiaramente ci avevano ospitato in un hotel fighissimo, come al solito, una stanza veramente figa. E raga, io ero appena tornato dal Canada, cioè 5 giorni prima ero all'ospedale. Già che ero lì, raga, non ci credevo, era bellissimo. Arrivo al punto di ritrovo, che era l'inizio della seggiovia. E raga, comunque, quando sono arrivato lì e avete fatto subito casino quando sono arrivato, veramente, cioè, mi avete riempito il cuore. Per tutti quelli che erano presenti a Prato Nevoso, raga, grazie mille di essere venuti. Come ogni party ride abbiamo dato un po' le indicazioni alla mattina su cosa facevamo. Mi avete chiesto foto, autografi, destra, sinistra. Bordare la madonna. Abbiamo dovuto muoverci con la macchina perché in quel momento ancora appena operato non potevo fare nulla. La Bea con la sua subbozza ti porta sulla pista da sci in macchina, raga, per raggiungere una posizione intermedia in modo tale che più o meno vi vedessimo. Io non dovevo far fatica in quei giorni, quindi dovevo stare tranquillo. Che poi adesso parliamone, se non ho fatto niente adesso ci arriviamo. Secret line. Da lì a poco poi ad ogni singolo movimento, boh, mi è uscito naturale, raga. Ho iniziato a dire opla. Opla. Saranno i 30 anni, non saranno i 30 anni. Boh, mi esce naturale adesso. Quando mi siedo, opla. Vabbè, sta di fatto che poi è arrivato il momento del party ride. Siamo andati anche noi a prendere una cabinovia che poi ci ha portato esattamente in cima. Ci attendeva il bordello del party ride. Raga, abbiamo dovuto fare un po' diverso il party ride. Di solito facciamo gli avalanche dall'inizio, da in cima alla pista, ma qui il trail partiva stretto, quindi abbiamo fatto partire questo mega serpentone. Io non l'ho mai visto dall'esterno il party ride, cioè ho sempre solo partecipato, ma vederlo da fuori è stato fighissimo. Ma guardate dietro di me, sono lì che gasano tutti a fare il party ride. Ah! Ah! Party ride! A un certo punto abbiamo dovuto comunque riprendere la macchina perché dovevamo fare un trasferimento su un'altra pista. Mi sono sentito come i tizi che impennano a Baltimora. Ma che parte devo andare? Di qua o di là? E ci stavamo dirigendo praticamente verso il punto dove doveva avvenire l'avalanche. Mi hanno detto: ma sì, Toto, devi fare due passi da qui. Io credo che se mi avesse visto il medico, la discesa che ho fatto con le stampelle è l'ultima cosa che mi aspettavo di fare 5 giorni dopo l'operazione, era questa. Ma soprattutto con dietro, raga, tipo 150-200 persone che tipo ti spingono perché vogliono andare. Io ce li avevo tutti dietro. L'avalanche, come al solito, non ha deluso le aspettative. Di assoluta anarchia, tutto il megatreno è risalito per fare le sfide del party ride. E questa volta hanno fatto una swrap challenge che purtroppo io non ho potuto raggiungere. E poi ho aspettato tutti al bag dove si è consumato il famoso salto in alto. Inaspettatamente ha vinto il salto in alto un ragazzino piccolissimo, non ci credo neanch'io.
Per concludere la giornata, raga, la sorpresa più inaspettata, lui Stichipi Gang ha tirato fuori una torta, ha riportato sulla torta il motto di qualche giorno prima che avevo messo su Insta: non si molla un cazzo, raga. Happy Rider, ragazzi, non si molla un cazzo! Perché non si molla un cazzo, come vedete. Quindi veramente grazie mille, Luis. Ora, raga, stiamo salendo per il party ride di Val di Sole. In teoria la folla si sta radunando in cima. E io, adesso che ci avviciniamo, devo sentire un po' di casino. Guarda lì, ho visto. Guarda lì, c'è del casino! Oh! Ce l'abbiamo fatta, in ritardo, ma ci siamo! Anni! A few moments later. Adesso siete in testa all'alboreto. Dio povero. Attenzione, va tu. Oh cazzo. Oh cazzo, stavo morendo. Oh cazzo. Mi può fare anche liberate la via adesso. 2 hours later. Attenzione, Toto. È rotto il dito, è andata. Avanzami. Il bro aveva tutto il dito de fuera. Prego. Attenzione, hai visto il passaggello, l'hai visto? Dobbiamo essere quasi arrivati alla situation. Guardate un po' di casino. Piacere, non sento. Un applauso. No. Grazie, un abbraccio collettivo. Raga, fate un urlo! Da seduti! Oh, sì! Saltellumbo! Secondo me è di tentare atterrare là. Bella! Puccio! Madonna, è uscito dal niente lui! Zio, stai calmo, brucia. In tutto ciò non ho ancora visto arrivare l'arboreto. Piscione, neanche arrivare al legno. Neanche al legno. Piscione. T'ha fregato uno, è arrivato più lungo di te. Come ti senti? Di come sono, ti senti? Tristissimo di nuovo. Arrivato. In tutto ciò, raga, io non vi ho detto che abbiamo fatto venire per l'evento il buon bienve. And you with the camera on this morning. Yeah. Insane, bro. Ma quale dito? Come quale dito? Adesso sviene lui, guarda. Ok, ragazzi, allora tra poco tireremo con il salto in alto. Però prima vogliamo fare una cosa insolita: premiare un ragazzo che purtroppo in una sfida si è fatto male, ma l'ha vinta facendosi male. Quindi premiamo Francesco. È qui con noi ancora. Però ha vinto la Swrap Challenge. Quindi veramente un applauso, un urlo per lui, che ha dato tutto per tutto. È buona. Arriva il cestino. Io regalo. Buono. Quindi devi dare il tutto per tutto, mi raccomando.
ragazzi, quest'anno il Party Ride Tour 2023 con Chipping Hang è stato veramente una figata. Purtroppo queste ultime due tappe per me sono state no riding, proprio perché sono zoppo. Però è stato comunque bello, fighissimo. Tanto calore un po' da tutta Italia, perché alla fine ogni tappa portava persone diverse da ogni regione d'Italia praticamente. Speriamo l'anno prossimo di ampliare il tour o far qualcosa di ancora più grosso. Abbiamo in mente qualcosina, raga, che potrebbe veramente venire il finimondo. Grazie a tutti a quelli che sono venuti e hanno partecipato anche solo a una tappa di questo Party Ride Tour. Veramente mi avete riempito il cuore vedervi così gasate ogni volta. Continuate a gasare e ci vediamo l'anno prossimo con altri Party Ride. Bella.